Good morning. Good morning. Ed essenzialmente per oggi è per Claudia Bianchi, Teresa Pollicieni, Davide Corazza, Norlito Iacinto Lubrica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con tuo Spirito. Prima di celebrare i nostri misteri, riconosciamo i nostri peccati. Lord Jesus, you were sent by the Father to save us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, the equal sinners, Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us everlasting life. Amen. Let us pray. Dio onnipotente che ci chiami a preparare la via dal Cristo Signore, fa che per la debolezza della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del Medico Celeste, per il nostro Signore Gesù Cristo Figlio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro del profeta Isaia. Chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari? Dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tali cose. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca ancora. Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti, la mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutibile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Mettono ali come aquile. Corrono senza affannarsi. Camminano senza stancarsi. Parola di Dio. Grazie Dio. Salmo responsoriale. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedico il suo nome. Benedico il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici, Signore, anima mia. Chiedi. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. E in quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. At that time Jesus spoke to the crowds and exclaimed, come to me all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sentite nella prima lettura dal libro del profeta Isaia, in cui il Signore domanda a ogni uomo, soprattutto a Giacobbe, a Israele: cosa credi? C'è qualche cosa che tu possa fare che io non lo sappia? E scrutino il cuore. Conosco tutto. Ho fatto tutto. Sono sempre con te. E qui ci fa vedere proprio la presenza del Signore in tutto, dall'alto fino al profondo. E molte volte noi diciamo che siamo da soli, ma il Signore è sempre presente dentro di noi e fuori di noi. Conosce i nostri pensieri, conosce i nostri piani. Ma soprattutto conosce le nostre tribolazioni. Ecco perché dice: correte a me, venite a me voi che siete affaticati e io vi ristorerò. Non abbiamo nessun ristoro, non abbiamo un completo ristoro se non che da parte di Dio soltanto, perché Dio è amore, Dio è tutto, Dio è misericordia. E pensiamo che noi amiamo noi stessi quanto Dio ci ama a noi, no. Dio ci ama più di tanto quanto noi amiamo a noi stessi. E questo è che non riusciamo a capire mai, perché Dio è amore. Perché appunto amore pensa a noi, fa per noi e ci custodisce e ci guida nella sua luce. Venite voi tutti, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Siamo stanchi della vita a volte, siamo stanchi di questa pandemia, di questa malattia che ci imprigiona, ma non possiamo fare quello che vogliamo, non vogliamo avere e trovare quelli che noi vogliamo, visitare quelli che vorremmo visitare, ma comunque tutto questo bene. Il Signore dice: appoggiatevi a me e io vi darò ristoro. Crediamo in un padre tenero di amore, un padre compassionevole. Tutto e per tutto e da tutto dipendiamo da Lui. Se abbiamo questa fiducia in Lui, la nostra tristezza si cambierà in letizia, il nostro pianto in sorriso, la nostra fatica in riposo. Thank you.
pieni di confidenza, lo preghiamo dicendo: Signore, dona forza a quanti sperano in te. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Perché il Signore sostenga la sua Chiesa, la renda forte nella debolezza, libera nella schiavitù, fedele nelle tentazioni, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Perché i governanti del mondo si facciano carico delle istanze evangeliche e operino in favore degli oppressi e degli emarginati, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Perché chi soffre raccolga l'invito del Vangelo a trovare ristoro e conforto nel Signore, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Perché in questa comunità parrocchiale cerchi sempre tempi e modi per alleviare le sofferenze dei fratelli, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Perché ogni uomo scopre il valore profondo del lavoro come partecipazione all'opera creatrice di Dio, come strumento per la propria realizzazione e come aiuto alla necessità dei fratelli, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Per chi pensa di essere dimenticato da Dio, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Per i nostri racconti, specialmente per Davide Corazza, Norlita Jacinta Lubrica, Claudia Bianchi, Teresa Pollicieni, perché il Signore ridia la vita eterna, preghiamo. Signore, dona forza a quanti sperano in te. Salga a tuo Padre la nostra preghiera e fa che in Cristo tuo Figlio, mite e umile di cuore, il nostro animo possa trovare vero ristoro. E mia Dio con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, vieni nell'universo, alla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro e dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, alla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del lavoro e dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia veramente a Dio Padre onnipotente. E il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la Santa Chiesa. Accetta, oh Padre, l'offerta che ti presentiamo per le nostre, sorelle e i nostri fratelli, Claudio Bianchi, Teresa Pollicieni, Davide Polanza, Norlita, Jacinta Lubrica. E per tutti coloro che riposano in Cristo questo unico mirabile sacrificio, li renda liberi dalla morte e doni loro la vita eterna.
per Cristo nostro Signore. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist, the son of his coming, and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of the Nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end. We acclaim, Santo, Santo, Santo. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Chiari in il cuore, O Lord, a fount of all holiness, make holy day for this kiss, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly in his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to the disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope, Thomas our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters, especially Claudio Bianchi, Teresa Poligieni, Davide Corazza, Nolito Yashita Lubrica, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, who may merit to be compared to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
receive this communion from my divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, he said to the apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not in our sins, but in the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And let us offer each other this sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Facciamo comunione spirituale. Dio mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai separato da te. My Jesus, I believe that you are in the blessed sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. But though you have already come, I embrace you and unite myself entirely to you, and never permit me to be separated from the body of Christ. Amen.
preghiamo. Accogli nell'abbraccio della tua misericordia, oh Padre, i nostri fratelli e sorelle da punti, Teresa, Policieri, Claudia Bianchi, Norlita, Jacinto, Rubrica, Davide Corazza, per i quali ti abbiamo offerto questo sacrificio, e poiché nel battesimo li hai resi quei figli, dona loro nella tua casa la gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adoriamos ti, a divina. Dolce cuore di Maria. Sì, la vostra bestia, la